Dai che partiamo. Dai che vi racconto un po' di cosette. Sound del 1997, signori GoldenEye, un gioco uscito appunto nel 97, nel 1997 per Nintendo 64. È stato il capostipite di sparatutto in 3D, quindi poi si sono affiancati un sacco di giochi tipo Doom 64, Duke Nukem 64 e via dicendo. Insomma, GoldenEye è stato il capostipite. Tuttora è il capostipite dei sparatutto moderni, diciamo. E qui ragazzi abbiamo un capolavoro filmato Rave, perché da qui sono nati un sacco di giochi, un sacco di novità che hanno introdotto appunto dei giochi sparatutto in prima persona. E qui c'è la storia, ragazzi. Sono contento che finalmente è arrivato su Game Pass, perché ok, io sto giocando da Xbox, dove la versione di Xbox hanno migliorato la risoluzione, non hanno toccato, l'hanno lasciato intatto, ok? E potete dire, ma cos'è sta roba? Così si vede? Sì, si vede così, si deve essere così, deve essere così. È un tuffo nostalgico al gioco. E intanto saluto tantissimo quelli che stanno arrivando in live, vi ringrazio ragazzi. Sid, eccolo, il gioco per eccellenza, sì, è GoldenEye. Qua dovevamo portarlo, non so se l'abbiamo portato noi in 64esimo minuto, cazzo, è qua. Adesso ci gioco e voglio farvelo vedere per bene. Che dire, lo sto giocando appunto su Xbox, sul Game Pass, che la versione Xbox presenta la migliore risoluzione del gioco, ma la grafica è la stessa identica che troviamo nel 64 e nella versione Switch. Diciamo che qui la risoluzione è la migliore con la mappatura del controller di adesso, di oggi. La versione Switch, pecca sull'Xbox, non c'è il multiplayer online. Quindi se volete giocare sul multiplayer qua con l'Xbox dovete procurarvi quattro controller di questi e fare lo split screen classico, storico, in divano con quattro amici. Quello non si problema. La versione Switch invece ha la stessa 1080 mi pare di risoluzione che 4K c'è sull'Xbox. Però ha la modalità multiplayer online, quindi fino a 4 giocatori. Quindi se avete il pacchetto esclusivo dell'abbonamento su Nintendo Switch Online, potete giocare in 4 online con amici distanti, ovviamente. E qui è l'unica pecca, diciamo, della versione Xbox. Però non toglie nulla alla versione Switch, che anche la versione Switch merita, insomma, se avete l'abbonamento, quindi vi invito ad andare a giocare sulla console Nintendo. Che dire, iniziamo subito. Audio del gioco lo abbasso subito, grazie Sid che mi dà il feedback, ti ringrazio tantissimo. Allora, andiamo su impostazioni audio, abbassiamo un po'. Tanto anche te Rocco, grazie mille che sei passato. Ho visto, ho spulciato anche la tua live che hai fatto. Quindi via. Iniziamo con il primo livello. Vorrei finirvelo, fare tutto un dritto in questa live, ma vediamo dove arriviamo, insomma. Proviamo, via. Ci sono tre difficoltà: Agent, Secret Agent e 007, 00 Agent. Diciamo che è facile, normale e difficile.
non facciamo i sboroni, partiamo con la Secret Agent che va più che bene. E insomma, che dire, io questo gioco l'ho giocato, stragiocato e lo adoro. Lowdown Strategy o sei un casual? Sì, sì, esatto. E vabbè, lasciamelo giocare in normale, dai. Qua la risoluzione si vede che è alta. Non è cambiato di una virgola, quindi... Oh, va che bene. Va che bene. Ok, ci muoviamo. Cambiamo a... No, carichiamo. Perfetto. Ok. Diciamo che ho sentito che la versione per Switch pecca un po' sui tasti, sui comandi, ma si può rimediare con la mappatura del controller. Ehi, è vecchio. Ehi, è vecchio. Qui c'è il d'accettino. Che bei ricordi, ragazzi. Bei ricordi. Oh, va che bello. Insomma, questa era il massimo del gioco interattivo. Tutte le gli oggetti, le vetrate, eccetera, si rompevano. Beh, il calcio del fucile è fantastico. Non l'avevo dimenticato. Si può distruggere qualunque cosa. Mi stanno già sparando da... Mi hanno visto... Non so quale distanza. Ehi, ciao, bello. E tutti qua. E le casse esplodono. Vi faccio vedere la cassa che esplode. Boom. Esplosivo dovunque. Bello, bello, bello. Pensate che l'ho preso al centro commerciale di sì, vicino al mio paese, e alla sera ho messo la cartuccia su Nintendo 64 e sono stato folgorato. Ho giocato un'oretta, penso, sì, e sono andato a letto gasatissimo. Cos'è sta ficata? Cos'è sta roba? Ok. Abbiamo ripulito la zona. Facciamo saltare i barili. Così. L'obiettivo mi diceva di disattivare gli allarmi. Perché? Vabbè. E cos'è che volevo dirvi? Più aumentate la difficoltà, più aumentano gli obiettivi, le missioni da fare. Quindi noi con Secret Agent dobbiamo lanciarci dalla diga e disabilitare gli allarmi. C'è un personaggio che sta facendo il giro tondo. Guardatelo che bello. Guardate che bello che è. Boom. Ehi, vecchio. No. Ha suonato l'allarme, bastardo. E... Tu mi insegna. Spostatevi sempre, ragazzi. Quello ha saltato. Bellissimo. Gli ometti hanno quelle movenze che fanno invidia agli uricheti. È partita l'allarme, ma freghiamocene. Ehi. Mira è sempre fantastica di questi ometti, mi piace proprio.
è stato uno dei primi giochi usciti quando era ancora davvero il massimo. Sì. Bravo, bravissimo, sì, perché ho preso la versione. Io ho ancora la mia che è custodita. La mia versione di GoldenEye custodita gelosamente. È da guai a venderla. Qui c'è un altro obiettivo. Guarda quello che passa sotto di qua. Questo è un terminale che valeva sull'obiettivo di Zerzer's Igen. Ecco, qui è stato l'apoteosi quando lo giocai per la prima volta. Il lucchetto che si rompe quando si spara. All'epoca era rivoluzionario, ragazzi. Adesso è la normalità. Però la mira è buona, ce l'ho ancora buona, ragazzi, eh? Che erano i giochi che si giocavano una volta, ragazzi. Visti e piaciuti. Questo ti tenevi. E non ti lamentavi sui social. Fa schifo, che brutto è. Questo giocavi. Lo volevi? Lo giocavi. Non lo volevi? Non lo giocavi. Non lo prendevi. Oh. Poi hanno fatto altre versioni di... Hanno voluto rifarlo con la versione anche Wii, se vi ricordate, però non ha avuto tanto successo. Piano. E l'interattività degli ometti è spaventosa. Ricordo ancora dove sono gli ometi, ragazzi. Fantastico. Bello, bello. Di strafe. Sempre di strafe. Oh, non sei morto. L'animazione è fantastica. Adesso ve la faccio vedere. Ecco, ok. Ho dato la spalla. Farò una gamba. Qua che roba. L'altra gamba. Morto. Questo è un altro obiettivo. Quindi distruggere i mainframe. Qui non ce l'hanno chiesto. Solo gli allarmi. Sì, infatti. Dove colpivi l'ometto, Sid, cambiava l'animazione. E all'epoca era neanche da pensare. Ok. Sto continuando, ragazzi, a proseguire. È divertente, sì. Però non so quanto per le giovani leve se può piacere, insomma. Mi sto divertendo. Mi sto gasando a manetta. Cose che ho passato mille milioni di volte.
canzoni. Le allarmi dovrebbero essere sulle torrette. Ecco. Ok. L'ultima è qua, in centro. E poi abbiamo finito. Guarda qua, c'è nessuno. Allarme. Eccolo qua, obiettivo A completato. Obiettivo B, giù dalla diga. Yuppi! E il primo livello è andato. Ecco il famoso Pierce Brosnan che si butta dalla diga. E pensate che io ho giocato prima il videogioco, poi ho visto il film e ho detto: ma che figata, è uguale del videogioco. Invece è la viceversa, il videogioco ha copiato dal film. Bello, bello, bello. Qui invece ci sono i cheats da aprire. Praticamente non ci sono combinazioni da tasti da fare. Dovete finire un livello in una certa difficoltà e in un certo lasso di tempo. E ricordo che per avere l'invincibilità dovevi completare il secondo livello che andiamo a vedere in meno, no, in 2 minuti, però nella difficoltà più alta, in 00 Agent. Era difficilissimo, ci ho messo un sacco per riuscire a avere quel cheat di invincibilità, che era il top del trucco da avere, insomma. Allora dobbiamo andare dentro al laboratorio, contattare il nostro agente, distruggere le taniche e non uccidere nessun scienziato, insomma. Il primo gioco mi sembra sia aumentata anche la profondità. Sì, anche la profondità visiva. C'è meno nebbia sulla versione Xbox SID, mentre sulla Switch ho visto il confronto, è tale uguale. E quindi la nebbia è rimasta. Ma qui la profondità è un po' più alta. E confermo, hai buon occhio, bravissimo. Su Switch la nebbia del 64 rimane. È tosto il secondo livello per avere l'invincibilità, eh. Via via, proseguiamo. Questo è il livello che amo di più di tutti. Il secondo è bellissimo. Ok, qua abbiamo l'uscita del bagno. Che è questa. O lo metto dentro. Eccolo lì. Guardate, animazione. C'è una mosca in bagno. E lui manda via la mosca con la mano. Cioè, piccolezze che all'epoca ti facevano dire: wow, che figo! Ecco, sparato, gli ho tolto il cappello. Gli ho tolto il cappello, qui non dico altro. Sparo, è andato, perfetto. Cioè, che vi dico a fare, ragazzi? Che vi dico a fare? Bene. So che c'era qualcos'altro qua. Munizioni, penso. Ah no, c'è un metro, mi ricordavo bene. C'era un altro metro. Ok. Confermo, solo metti, non c'erano un cassi di munizioni. Proseguiamo. Sì, il tizio che qua in bagno era bellissimo. Non ci hanno visto. Perfetto. Andiamo giù di qua. Ovviamente sentono. Non sentono sparare, quindi. Oh sì. Preso. Usare la mia pistolina magica. Andiamo di qua.
molti dobbiamo giocare. Perfetto, abbiamo la scheda che ci serve per entrare nei laboratori. Sala. No, guardate qua ragazzi, mamma mia che effetti, che effetti. Perfetto, siamo, abbiamo un giubbino proiettile. Cioè vado in automatico, no, cioè da quante volte che l'ho fatto so dove sparare, so dove sono gli ometti. Voi direte, oh, sai già tutto perché lo giochi. Perché mi ricorda il passato, quando giocavo senza pensieri. Un tuffo magico nella nostalgia, ragazzi. Sid, cosa si perdono la vecchia gioventù di quei tempi? ah sì, perché alla chiusura a tempo la porta. Ok, quando andiamo a premere qui sul terminale... la porta si apre a un timer. Dobbiamo sbrigarci per passare. Bastardo. Ok, gli armadietti sono tutti esplosivi. Ma che roba. Anche le sedie esplodono. Qui c'è il mondo. Ah sì, aspetta che vengono anche da dietro. Ok, abbiamo le mine ragazzi, abbiamo le mine. Guardate come si è scansato. Scienziati che corrono dopo aver sentito gli spari e alzano le mani. Andiamo davanti a loro. Poi ogni faccia mi ricorda quei tempi. C'era un obiettivo da fare. Non ricordo bene qual era. Ah sì, time to leave. Dovevi seguire il tizio. Ti dava un decoder. È vero. Questo è l'obiettivo della modalità 00 Agent. Eila! Ciao Diego, grazie che sei passato. Guarda che perla che ti porto stasera. Corrono dopo aver sentito gli spari. Okay. Guardie seccate. Cioè, quello che vi dicevo prima, le sedie. Oh, aspetta, che ce la non metto. Lo passo. Ok, guardate la sedia. Bam! Sedia esplosiva. E mi domandavo, ma perché cavolo esplode la sedia? Che cacchio è? Stessa cosa, stessa meccanica.
mi ha aperto la porta al tizio. Sta aprendo, sì. Ok, qua c'è uno, ci sono scienziati che non dobbiamo sparare. C'era un computer da usare. Mi ricordo sulla difficoltà, il mio obiettivo. Ah, infatti pareva che c'era qualcuno qua. Dai tizio. Quindi? Hai passetti di ballo? Proseguiamo, dai. Quella è venuto, dai. Andiamo a aprire l'altra. Okay. Siamo entrati nei laboratori. Ne abbiamo un sacco. Oh, aspetta, fermo. Siamo nel laboratorio. Eccoli qua. Ok. Le mani. Perfetto, qua. Dai dottori, scappate che qua fra poco esplode tutto. Via. Aspetta, cosa c'è qua? Ok, armi, munizioni. Nessuno. Oh, qui dobbiamo usare il door decoder. Visto? Ed ecco qui il buon 006 Alec. Noi facciamo così, piazziamo le mine remote nelle cisterne e siamo pronti a farle esplodere. Per l'Inghilterra, Alec. È stato troppo facile. Metà della fortuna, no, metà è della fortuna, e l'altra metà è destino. Adesso vengono tutti, e è proprio una scena del film questa, eh. Adesso arriva tutti quanti gli ometti. Adesso Alex spara, questo è il generale Urmov, che finisce ai 10 secondi. 10 9 8 7. Ciao ragazzi, lo scappo. E ovviamente quando fai esplodere le cisterne c'è il gas, quindi devi moccartela subito. Chi meglio di te? Il locale chiude, James, ultimo avviso. Eh sì, proprio. Chi meglio di te, Diego, sa il film? Porca miseria. A noi che piace proprio il genere, il film di James Bond.